Signori, benvenuti in questo video. Probabilmente questo era il video più atteso di tutti quanti. E infatti non voglio farvi perdere tempo, ma prima di iniziare voglio ricordarvi che naturalmente questa è una serie, quindi verrà suddivisa in più episodi. E se volete già droppato il secondo episodio sul canale horror, dovete cliccare subito sul tasto rosso iscriviti e commentare a più non posso, sia in live, sia offline, sia nei commenti, parte 2, 100, 200, 300 volte. In questo modo la potrò caricare il prima possibile. Detto questo, mettetevi comodi e iniziamo con lo storytelling. Ragazzi, eccoci qua. Ci stiamo sempre addentrando di più verso il bosco, perché è proprio là che io e Ronnie Rudre ci andremo ad incontrare. Guardate, guardate qua, raga. Guardate che roba. Voglio precisare che sono in Calabria, esattamente a Cosenza, e siamo pronti, raga. Sono veramente carico. Ecco, siamo ufficialmente arrivati. Ora vi mostrerò tutto quanto il posto, perché è veramente terrificante. Ma prima volevo comunicarvi che ho portato due attrezzi. Non ho portato armi perché teoricamente non dovrebbero servire. È un incontro alquanto pacifico, ma per sicurezza ho portato questo, che è praticamente incenso per esorcizzare Ronnie Rudne, avete capito bene. E successivamente ho portato questa cassa Bluetooth per riprodurre la canzone che, a quanto mi avete scritto tutti quanti voi nei commenti, è la canzone preferita di Ronnie Rudney. Quindi appena entreremo nel bosco inizieremo a riprodurre la canzone e vedremo come andrà a finire. A questo punto ho deciso di proseguire verso il bosco, ma all'improvviso noto qualcosa di veramente insolito, ed ero arrivato da solamente 5 minuti. Raga, ok, ci siamo, siamo qua. Come vi ho detto, era un bosco disperso nel nulla. E oh mio Dio, là c'è già una raga, sbaglio o c'è qualcuno là dentro? Voglio un attimo spiegarvi praticamente la simmetria di questo posto. In pratica, andando avanti c'è questa casa abbandonata che ancora non so se ci sia qualcosa all'interno, ma vedo qualcosa di arancione, raga. E come sapete l'arancione è generalmente il vestito di Ronnie Rudney. Ma mi sembrerebbe troppo strano che arrivo subito e c'è già Ronnie Rudney. Dopodiché, seguendo questo sentiero qua, si sale fino a là sopra, raga, dove ci sta praticamente una collina con una casa completamente abbandonata. Ma noi iniziamo ad andare perché vedo una figura, raga. Vedo una figura. Raga! Raga! Quella sbaglia non ha perso. Oh mio Dio! Oh mio Dio, c'è Ronnie! No, non può essere Geroni, raga. Oddio, 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 oddio. Raga, raga, scappiamo. Raga, raga, raga. Porca miseria. Oh, porca puttana. Oh, porca puttana. L'avete visto? Cioè, praticamente noi siamo appena arrivati. Siamo appena arrivati a Geroni. Ora, non ho visto come era fatto perché sono scappato subito, va. Avete visto attentamente? Quello era Ronnie Rudney o era qualche altra persona? Questo purtroppo non sono riuscito a capirlo perché le clip erano veramente troppo movimentate. Ma quello che è successo dopo è stato qualcosa di incredibile, mai successo prima. Preparatevi. E mi raccomando, commentate con Natalia il più possibile nei commenti e in chat. In questo modo potremo sconfiggerlo una volta per tutte. Ragazzi, ecco qua. Siamo in macchina, siamo pronti ad andare dritti verso il bosco, raga. Dritti verso il bosco, ci siamo? Ok. Con molta calma, se vi state chiedendo perché sto guidando, perché comunque siamo in un posto molto riservato. E ci siamo? Ok. Perfetto. Mamma mia, ragazzi, era un'esperienza veramente molto brutta, ve lo dico prima. Adesso rimuoverò la musica e prestate attenzione a quello che sentite nel sottofondo. Fate molta attenzione, alzate l'audio al massimo per capire che caspita sta succedendo. Raga, lo sentite pure voi? Raga, sento... Oh, cazzo... C'è di nuovo Ronnie Rudney. C'è di nuovo Ronnie Rudney, raga. C'è di nuovo Ronnie Rudney. Ok, fermi un attimo. Fermi un attimo. Fermi un attimo. Guardate dove caspita sono, raga. Sono disperso. Sono disperso. Forse non vi è chiaro, raga. Guardate dove sono. Guardate dove caspita sono. Ok, è arrivato il momento di affrontare una volta per tutte Ronnie Rudney. Andiamo. Raga, raga, guardate qua. Guardate qua. Ok, ok, ok. È qua dietro, raga. C'è Ronnie Rudney qua dietro, sono pronto a correre. Ma prima vorrei dirgli due parole, raga. Oh mio Dio, mi sto cagando sotto, raga. Mi sto cagando sotto, mi sto cagando sotto. Oh mio Dio, raga, guardatelo. È là dietro. Ha la barba finta. No, 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 fermi un attimo. Raga, io comunque sono del parere che questo qua è un fan pazzo che si sta travestendo da lui. O magari è Ronnie Rudney che non vuole affrontarmi realmente lui e manda qualche altra persona, non lo so. Andiamo subito a vedere chi caspita è.
non ci facciamo vedere. Spiamolo, spiamolo. Oh mio Dio, raga, lo spiamo da qua sotto. Non devo fare rumore. Oh mio Dio, identico, anche la pancia questa volta. Anche la pancia, raga. Ok, 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 ok. Oh Dio. Raga, ha un martello in mano. Ha un martello in mano. Oh cazzo. Oh cazzo. Oh mio Dio. Oh mio Dio, raga. Oh mio Dio, raga. Mi avete atteso e finalmente sono qua. Sono qua di fronte a voi che sto parlando. Ho inviato questo file direttamente nel computer del vostro amico e spero che lo pubblicherà, perché ho un annuncio molto importante da farvi, ovvero che voi, piccoli bastardi, morirete tutti. Vi sto venendo a prendere uno per uno. E pensavate che per caso fossi da solo? Il povero Ronnie Rudney con il fratello morto Jonathan Galindo? La risposta è assolutissimamente no. Ho anche un fratello, lo trovate già su Instagram, si chiama Jason Rodney, e io insieme a lui abbiamo una famiglia di spiriti che ci porteranno ad ammazzarvi tutti. Non sto scherzando, questo non è un gioco. Pensate che voi seduti a casa non state rischiando a guardare questo video. Io ho tutti gli IP, io ho tutti di tutti, io posso venirmi a prendere ogni giorno, ogni ora, ogni secondo di ogni fottutissimo giorno di questo mese. Quindi vi dico, preparatevi perché la fine sta per arrivare. Raga, sono riuscito a recuperare il telefono e a lasciare... Ok, sono di nuovo nello stesso esatto punto dove abbiamo trovato Ronnie Rudney, che tra l'altro, raga, questo qua sembrerebbe essere un pazzo. E guardate che caspita ha lasciato, raga. Guardate qua, il martello. Abbiamo un martello. Si è dimenticato del martello. Ok, ok, posso un attimo, devo un attimo respirare, raga. Voi non avete idea di che caspita stia succedendo. Non riesco a capire se quello è il reale Ronnie Rudney o è un fan pazzo come Jonathan Galindo. Perché vi ricordate che il reale Jonathan Galindo si era mostrato solamente una volta. Tutte le altre volte era un fan pazzo travestito da Jonathan Galindo. Quindi penso di andare verso la macchina, raga. Vorrei andarmene perché questo posto è troppo inquietante, raga. Guardate qua, sono disperso nel nulla. Potrebbe comparire un serpente da un momento all'altro. È meglio ritirarsi. Andiamo.